Allora, intanto dici, devi, parla, muovi la bocca, porco zio. Insomma, io sono Ghezzi di sti cazzi e sono Ok. qua a Scala la Ma non Parola. sei Ghezzi te, devi dire qualcos'altro. Guarda sempre qua in camera, guarda sempre in camera, imbecille. Non ridere, non ridere. Torna dentro in inquadratura, stai fermo. Ciao, Allora, cosa hai studiato ieri? ieri ho studiato le lingue Guarda turche. la camera! No, scusa. Dai, No, fermo. non riesco a tenere. Vai a guardare la Guarda la camera. camera. Fermo, Io guarda. ieri ho studiato Parla. Ma turcologia e sti cazzi dei mongoli non che. devi prendere in giro nessuno, parla con la tua voce normale. Ok. Ieri ho studiato turcologia e Dammi. il mongolo è una lingua molto, molto vicina al turco perché, insomma, Tanto non si vede. alla fine tutti quanti vengono da là e tutti i turchi si sono un po' fermati verso la Mongolia, Monti Altai, la Siberia del Sud, queste cose qua. E vabbè, insomma, e poi anche Fermiti, la parla, Mongolia parla. è vicina alla Cina, Cosa ne pensi confina. della moviola in campo? La No, non tocca. Deve parlare. Facciamogli parlare almeno 2 minuti serio. moviola. Serio. La Dai, parlare senza rumori sotto, senza rumori. moviola in campo è uno stratagemma molto buono perché ti permette di vedere che in realtà i calciatori non. Scusate che metto a posto l'altro, Non si vede metto tanto. a posto un attimo. Come? Va? Sa? Prova? Sì, perfetto. E la moviola, dicevamo, la Che film moviola in guarderemo campo. stasera? Stasera vedremo il tamburino di tuo cugino. Ma no, il film si chiama Questo è un noir. Questo. Stasera vedremo Ah, questo. scusa, mi sono fatto Parla, parla distrarre. seriamente, seriamente, Mi sono fatto serissimo. distrarre Serissimo, serissimo, nei miei. Mattia. Questa sera vedremo Questo è un noir. E alla fine si parlerà della storia di un gruppo di Adesso tutti i titoli ti persone faccio dire la cosa che principale. appartengono tutti quanti a una certa classe sociale, a parte il maggiordomo che usa scope, tra l'altro, faccio notare come usa le scope il maggiordomo. Fanno tutti parte di una classe sociale elevata, cioè abbiamo un banchiere, abbiamo una mediatrice, mi pare, non lo so. A chi è dedicato il film? E alla fine questo film è dedicato a chi è dedicato il film? Beh, non lo so, insomma, alla fine credo che si chiami, come cazzo si chiama? Aiuto regia? Sì, Gian Giacco, già? Lu, Gian Mari, già? Mi sembra sia omosessuale, però, questo mi sembra sì. Comunque, ah, Gianluca, perfetto. E Gianluca. poi il film che vediamo dopo è Il film che vediamo dopo, come ho detto Questo è prima, uno snaffo. questo è uno snuff, e a chi è dedicato? Mi sembra che quello, come cazzo si chiama lui? Walter Matthau? Matteo, mi pare, lo conosco molto bene. Perché pensi che la Turchia dovrebbe entrare in Europa? Io credo che la Turchia dovrebbe entrare in Europa, così i musulmani vengono qua, lavorano per noi e finalmente gli europei potranno dimostrare di essere una razza superiore. Alla fine lo si sa, però non si vuole ammetterlo. Cioè, alla fine. Aveva Ok, ragione il Papa, insomma. aveva ragione il Papa, Sì. quindi se tu credi nel creazionismo? Sì, nel creazionismo, nel senso. Sì, credo nel creazionismo, nel senso, vedete ad esempio le mie orecchie sono sviluppate così, non perché servono a qualcosa, perché Dio le ha volute così, insomma. Non è che sento me. Secondo te il Partito Radicale si presenterà alle prossime elezioni? Partito Radicale, allora io ho una previsione. Mi sembra che Pannella nel 2009, nell'ottobre 2009, morirà a letto con un giovane Non si militante. vede quella bottiglia. Un giovane militante, però. Scusatemi, continuano a dare oggetti, Sì. non capisco da che parte mi arrivi. Scusate. Quindi. Piccolo. No, dicevo, e quindi tutto sarà, cioè, nel senso, in base a cosa farà Pannella, perché alla fine sappiamo benissimo che il Partito Radicale non è un partito, ma è Pannella stesso, insomma, e quindi potrebbero essere dei problemi a Ehi, serio, 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 serio. E ora ti facciamo partire il film.
E ora vi auguro buona visione, vi consiglio un buon bicchiere di Chianti dell'anno 1700, va bene? E un po' di pasticcini, buona visione per i due film che mi sono dimenticato come il titolo, perfetto. Bravissimo. Non che mi spiace.